Prima di lasciarvi ad alcuni servizi che dovevano andare in onda sabato, vi ricordiamo tra le altre cose che il premio Gioia e Preziosino, un'ampia ruota libera che stiamo realizzando appunto su questo premio, andrà in onda domani. Continuiamo a parlare di giornalismo, Festival Internazionale del Giornalismo a Perugia. Pensate, hanno il coraggio anche di organizzare un festival del giornalismo in Italia più che un funerale. Vediamo. Paolo Esposito, direttore di un giornale online, Caffè News, che fa appunto informazione, un giornalismo partecipativo, oggi ha introdotto questa giornata sull'informazione locale delle mafie. Quanto è importante fare informazione a livello più o meno formale? L'informazione a livello più o meno informale, l'importanza deriva dal fatto che l'informazione deve partire dal basso. Non è necessario fare informazione sui grandi media se non si porta l'attenzione dei problemi reali della popolazione, dei cittadini, dal basso, dal locale. Caffè News, come tu stesso anticipavi, è un giornale partecipativo ed è un giornale online, non è una testata ufficiale, non è una testata registrata in tribunale, è un giornale online fatto da ragazzi giovani e meno giovani, sparsi per il resto dell'Italia e anche all'estero, che hanno il preciso intento di sprovincializzare la notizia. Le notizie del sud Italia, della Campania, della Sicilia, della Calabria, non sono solo notizie della Campania, della Sicilia, della Calabria, ma sono notizie di tutta l'Italia, perché se va avanti il sud Italia, va avanti anche il resto dell'Italia. Non bisogna scollegare i problemi di territori come i nostri rispetto a quelli del resto dell'Italia. Questa giornata ha visto come ospiti anche Giulio Cavalli in tante vesti, Pino Maniaci è una giornalista del giornale di Calabria. Qual è stato l'elemento che è venuto fuori che ti ha più interessato? Beh, l'evento è venuto fuori, io l'ho poi in effetti anticipato, cioè quello di creare una specie di viaggio virtuale per le persone presenti nel resto dell'Italia. Come tu stesso anticipavi, c'era Chiara Spagnolo del Quotidiano della Calabria, c'ero io per la Campania, Giulio per la Lombardia, c'era Pino per la Sicilia, di fare in modo che i problemi fossero visti da più regioni, quindi innalzando un ponte dal sud Italia al nord Italia, da Palermo a Milano, passando per la Calabria e passando per la Campania e quindi per Napoli. Tutti gli interventi hanno fatto modo da far capire che i problemi bisogna vederli sotto più punti di vista, ma soprattutto non bisogna scollegare i problemi delle nostre terre e dei nostri territori dal resto d'Italia. Abbiamo visto anche dalla partecipazione sentita delle persone che poi hanno rilasciato anche interventi. Informazione libera, ma quali sono i limiti e i controlli di un'informazione? Beh, bisogna parlare di informazione libera in rete, innanzitutto perché l'informazione libera è libera se ci consentono di tenerla libera. Al momento è libera in rete, ma probabilmente, come stesso anticipava anche Pino nel suo intervento, si tenderà sempre di più a controllarla, a fare in modo che le notizie siano sempre più veicolate. Si cercherà di fare in modo di registrare questi giornali partecipativi che rappresentano, come stesso Pino anticipava, una sorta di controinformazione, che poi in effetti controinformazione non è, perché è semplice informazione quella che tutti dovrebbero fare, ma che non fanno. E quindi si cercherà di fare in modo di tenere alto questa bandiera dell'informazione online, perché è l'unico modo per portare le notizie al resto dell'Italia, notizie che magari non riescono ad arrivare in un giornale nazionale come Repubblica, La Stampa, il Corriere della Sera. Grazie all'online riescono ad arrivare a un pubblico vasto, perché oggigiorno i giovani soprattutto, ed è ciò che più ci preme, è far arrivare queste notizie giovani, i giovani soprattutto leggono giornali online, ed è proprio da lì che bisogna partire per creare una cultura della legalità, che è quella che appunto manca ancora in Italia. Chiara Spagnolo del Quotidiano di Calabria, siamo al Festival Internazionale del Giornalismo. Ci parli un po' della tua esperienza e l'incursione del ROS? Sì. Dunque, io ho subito una perquisizione da parte del ROS dei Carabinieri disposta alla Procura della Repubblica di Catanzaro nell'ambito della famosa inchiesta Why Not? In realtà la cosa drammatica, tra virgolette, della mia vicenda non è stata tanto la perquisizione, perché la perquisizione è una cosa che un giornalista mette assolutamente in conto, soprattutto se si occupa di cronaca giudiziaria, ma è stato quello che è venuto fuori esserci dietro questa perquisizione, ovvero un'attività illegale disposta dalla Procura di Catanzaro, che faceva parte di una specie di complotto più ampio per fermare delle indagini che riguardavano l'utilizzo di fondi pubblici in Calabria. Quindi da qui la domanda, ma
cosa rende un giornalista un vero giornalista? Da Giancarlo Siani diceva c'è il giornalista impiegato e il giornalista giornalista. Io credo che il giornalista sia un vero giornalista semplicemente se racconta la verità, e quella che è un'affermazione che oggi in Italia in realtà è molto difficile da mettere in pratica, nel senso che oggi in Italia la norma invece è non raccontare la verità ma far finta di non vederla. È politico, scrittore, chi più ne ha più ne mette, insomma, quale sarà il prossimo ruolo? Non lo so, io dico sempre non so mai che lavoro farò l'anno prossimo, e ci ho beccato sempre perché mi sono sempre abituato a fare lavori diversi. Beh, intanto comunque fai informazione, un giullare che toglie un po' la scena al re. E beh, c'è bisogno, perché sai, dal momento che il re è nudo però è pieno di collaboratori che gli portano un paio di mutande, serve anche qualcuno che continui a cercare di fare una sana e robusta opposizione. Ti trovi oggi al Festival Internazionale del Giornalismo, qual è stato l'elemento che più ti è interessato in questa giornata? Ma sai, il problema è che secondo me giornate come queste sono importanti perché ti ritrovi a fare formazione, più formazione all'informazione, e siccome l'informazione non è nient'altro che una raccolta logica, intelligente, analitica di esperienze, e allora forse essere con persone anche così diverse come Pino, cioè diverse non nell'obiettivo ma nei modi, secondo me possono essere sempre delle occasioni importanti. Nell'Italia delle contraddizioni, la contraddizione di vivere da giullare e da politico. Sì, questo sì. Beh, abbiamo dei politici che sono dei pessimi comici, quindi un comico che cerca di fare onestamente il politico secondo me è un po' meno preoccupante. Però siccome in realtà nei nostri spettacoli abbiamo sempre attaccato la politica, abbiamo sempre proposto delle soluzioni politiche, abbiamo raccontato che in realtà quello che chiedevamo era abbastanza banale e semplice, e a un certo punto abbiamo detto, beh, perché allora, visto che amiamo metterci la faccia, non andiamo a metterci la faccia anche lì.